sembra voler volare, sembra volare. Cari amici della Liguria di Volere Volare, una chicca tutta piemontese, il Barolo è uno dei vini più rinomati al mondo, la cui origine è da accreditare ad una nobil donna, Giulia Colbert Faletti. Appuntamento da non perdere, Fior d'Albenga, dal 30 marzo al 5 maggio 2024. Installazioni floreali ed artistiche a cura di aziende locali, enti, associazioni e privati. Abbiamo fatto un giretto nella città delle Torri ad Albenga con le nostre telecamere di Volere Volare. Tante emozioni, simpatici commercianti e un pubblico entusiasta di tanta magia. Per una Liguria fuori dal comune siamo a Fior d'Albenga, Albenga, provincia di Savona, edizione 2024, una manifestazione spettacolare, oserei dire magica. Amici di Volere Volare, benvenuti ad Albenga, la 21esima edizione di Fior di Albenga. Tutti gli anni nel centro storico vengono allestiti dei giardini pensili con un tema. Quest'anno è la favola di un libro. Il tema di quest'anno, Fior di Albenga, è... Harry Potter! Fior d'Albenga è la presentazione del mondo delle piante di Albenga, le piante del momento, quindi tutte le piante fiorite, le aromatiche. E speriamo che tutti siano sempre dentro una favola tutti i giorni dell'anno. Le velelle, dette anche barchette di San Pietro o di San Giovanni, galleggiano sulla superficie del mare e si fanno trasportare dal vento, proprio come una barca a vela. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a guardare. Durante le burrasche primaverili dei venti provenienti dai quadranti meridionali, le velelle vengono spinte dal vento forte verso le coste ed il mare le deposita sulle spiagge. Linea agli amici Gianni ed Enzo di Bogliasco. Siamo a Bogliasco, siamo sotto invasione dalle velelle. Vedete laggiù quelle macchie che si vedono lungo il mare? Sembra macchie di catrame, però sono velelle, si sono già spiaggiate tantissime. E adesso andiamo a vedere com'è la situazione nella riviera di Ponente, esattamente nella Baia del Sole. Linea al mitico Piar. Amici di Volere Volare, allora, capita che durante un periodo dell'anno queste velelle, che sono una specie di meduse, possono spiaggiare in tutta la Liguria. In questo caso hanno spiaggiato anche dell'Assio. Sono azzurre, molto particolari, e si vedono diffuse in tutta la spiaggia. Una giornata di circo per tutti a Savona dal 29 marzo al 14 aprile in Piazza del Popolo. Torna con un nuovo spettacolo Circo Gravity. Tanti artisti e uno show unico. Linea ad un savonese doc, il mago dalla TV e sempre gentile, Gabriele Gentile. Fantastici, Mr. David, oh. Amici di Volere Volare, ciao da Gabriele Gentile, siamo qui al Circo Gravity a Savona con il conduttore. Mr. David, che cosa accade al Circo Gravity? Buongiorno a tutti, il Circo Gravity è un circo molto particolare, un circo moderno che mantiene le tradizioni, ma soprattutto è un circo molto molto emozionale. Troverete adrenalino stato puro, filo alto, ruota della morte, numeri pazzeschi, numeri molto molto emozionanti, ma soprattutto troverete una grande morale finale. Lo spettacolo quest'anno si chiama Equilibrium, inteso come quella leggera linea sottile che divide la normalità dalla follia. Quindi vi aspettiamo. Quando? Viene... Quando? Fino a quando? Diciamolo. Saremo qua a Savona in Piazza del Popolo fino al 14 di aprile. Martedì, mercoledì chiuso, giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì aperto.
sabato, uno spettacolo il giovedì e il lunedì, due spettacoli venerdì, sabato, domenica, serali venerdì sera e sabato sera. Fantastico, e per me che l'ho visto, ve lo voglio dire, amici di Volere Volare, veramente uno spettacolo emozionante. Non ci sono animali, c'è il talento di questi bravissimi artisti che vi garantiscono uno spettacolo unico. Ciao, ci vediamo al Gravity! Grazie per l'attenzione e continuate a segnalarci i vostri eventi a info@imperiatv.it. Un caro saluto ai telespettatori di Telecupole, da Elisabetta Mandraccio, per una Liguria fuori dal comune. Sembra volare, sembra volare.